saluto il nostro direttore Massimo. Buongiorno a tutti, vi scuso nuovamente per il ritardo e grazie sul territorio, perché appunto noi abbiamo visto, ci abbiamo dati stili e di novità e anche di quale prodotto venivano presentati a Trento in prima assoluta in italiana. Questo innanzitutto e Massimo è riuscito veramente con questa politica appunto degli spazi e del presentare infatti, quindi gli spazi e la scelta anche di l'arte viene divisa, quindi è un po' confuso di non veramente dare il proprio nome a quello che è. Infatti il programma che siamo 23 titoli di la versione al chiuso del balletto russi, con la prima di Lancome, Bolero, era passato 208. Questa è anche un po' la provocazione di portare il nuovo, di portare non solo quello che ha, anzi, la veramente unica. Questa è veramente una cosa che sa di tanti spettacoli in Italia. Quindi, insomma, siamo stati fortunati a riuscire a... Una cosa su quest'ultima, perché l'apertura attiva al pubblico, e penso a Silvia Vivaldi, ci saranno dei momenti anche aperti alla... a Trento, le compagnie importanti, le coraggi importanti, cerchiamo sempre di organizzare le occasioni d'apertura. Con noi e con anche due una seconda produzione nemico. Grande spettacolo pensato specialmente per il periodo, come dell'Ink Paper Cartoon di Ariel Mancetto, che ha visto nell'ambito di una tournée organizzata con una... E poi ovviamente il grande balletto classico, questo è quanto della programmazione natalizia, se non ho altro.